Mauro Di Cesare. Cere. Cere. Mauro Di Cesare è quello che si è arrabbiato perché Dio non lo sente nemmeno quando fa il cattivo. Figuriamoci quando fa il buono. Questo è l'ultimo che dici, compagni, amici, amici di Sventura. Poi non so, poi abbiamo anche il cane, manca il gabbiano, non hai portato il gabbiano, lo riportato, hai parlato piano. Chi diceva il gabbiano del film? Ce n'è qualcun altro, ci dimentichiamo nessuno, non è io. Se c'è qualcuno si alzi e venga qui. Del Chicca! Ecco, del Chicca! Della Gaia a parlare con Io ho cercato di avevo visto questo film perché è invitato dentro il carcere di Pisa e stasera ho cercato di rivederlo, ma accanto c'era Nello Massoglio che non me l'ha fatto vedere perché mi continuava a dare delle gomitate e diceva ma non ride nessuno, nemmeno quando parlo della cacca del cane. Allora, a parte che la cacca del cane fa schifo e forse non è nemmeno giusto troppo riderci, però è anche vero che quando noi vediamo un lavoro come questo, insomma, un po' qualche angoscia ciascuno di noi viene, forse è per questo che non ridiamo. In carcere ridevano tutti quelli che l'hanno visto, io mi ricordo, c'erano i fischi, gli applausi, c'era creato un clima diverso. Ma forse qui è giusto, Leonello, non so, non credo che sia un atteggiamento, è perché veniamo qui, vediamo, insomma, è questo, no? Io dico tre cose semplicissime sul film, che cosa mi è venuto in mente a me guardandolo. E dicendo che questa serata, che per come la pensavo io, avrebbe dovuto essere una serata fortemente gioiosa, insomma, con gli attori detenuti di se stessi, con Leonello che ha fatto il film e con noi a vederlo, forse questo non sarà possibile del tutto. Io dico tre cose veloci, se poi c'è qualcuno che vuole aggiungere mi fa piacere. Io del film ho colto questo, intanto dico che sono fra quelli che pur avendo, come dire, un'attenzione da sempre per quello che posso nei confronti del carcere di Don Bosco, in modo particolare in questi ultimi anni, dico anche questo, dove rinchiuso rinchiusi ci sono stati anche dei miei amici, anche Romagnoli è un mio amico, cioè, ci sono anche degli altri rinchiusi a cui io penso sempre molto caramente, perché credo che dei sentimenti, insomma, di tutto ci si possa vergognare, ma non dei sentimenti. Ad alcuni di quelli che sono nel carcere a tutti voglio abbastanza bene, ad alcuni di questi voglio molto bene. E quando vado ai dibattiti, alle discussioni o anche a un film sul carcere, ho sempre una grande paura che noi ci comportiamo come quelli che guardano dal buco della chiave la vita degli altri. E quindi per uno che va in carcere a fare un film è facile, mette una cinepresa, la lascia andare, il serraglio del carcere produce il film. Ma questo è un film che a me sarebbe piaciuto assai poco. Come assai poco, lo dico francamente, partecipare ormai ai dibattiti sul carcere, doverosi, giusti, ma che secondo me sono diventati così numerosi e così tanti che forse superano il numero di detenuti dentro. E io anche questo dico, e quindi quando Massoglio mi ha chiamato a vedere il film ci sono andato con grande preoccupazione, l'ho anche detto, una sera a casa sua non siamo riusciti a vederlo, poi insomma sono andato in carcere, ma invece sono stato contento perché Leonello non è andato in carcere a guardare dal buco della chiave, ha fatto un grande sforzo per lui di mettersi alla pari degli altri detenuti, in quel caso anche Leonello mi è sembrato che faceva molto bene la parte dell'interno, e poi ha fatto un'operazione che è stata quella di chiedere ai detenuti di recitare se stessi. Se noi ci pensiamo un attimo, è molto difficile. Pensate voi a stasera che tornate a casa e ciascuno di voi recita se stesso. E non è rifare le stesse cose, ma riflettere su di sé, pensare e farlo. Loro l'hanno fatto secondo me in un modo che assolutamente a me è piaciuto tantissimo. Ripeto, avevo dei grandi timori, li ho risolti, vedo in questo film insomma, un modo di rapportarsi a quel mondo che mi appartiene, che è anche un po' il mio. E quindi sono stato, come dire, l'operazione mi è piaciuta, la richiesta di presentare, cioè questa è una presentazione, non so come si possa chiamare, mi ha ancora particolarmente coinvolto. Che cosa si può dire ancora del film? È che il dentro e il fuori di cui il film di Leonello parla per i detenuti è un fatto vero. Io ho sempre pensato, quando per esempio dirigevo un piccolo telegiornale di provincia, che era possibile, io ho sempre pensato per esempio di venire in carcere e di chiedere ai detenuti di fare un telegiornale sulla città, non la città che giudica i detenuti, ma chiedere ai detenuti di dire il loro punto di vista sulle cose che succedono in città. Pensavo che fosse possibile, parlando con qualcuno di loro
mi sono sempre spesso sentito rispondere, ma quando siamo dentro, ma che ce ne frega di fuori? Ed è un modo per, come dire, bloccare la mia proposta, che evidentemente non andava bene, infatti, per fortuna forse non l'abbiamo fatta. Un'altra cosa ancora è l'erba voglio nasce perché Lionello dice: io voglio fare un film, voi cosa volete fare? La prima risposta è quella, quando l'introduzione, quella che dice: siamo nella merda, ma se siamo nella merda fino a qui? Siamo nella merda fino a qui, non fino a qui, no, fino a qui. Siamo nella merda fino a qui. E poi inizia. No, io ho capito, Lionello, ho capito, ma è giusto. Guarda, ce lo dico che a lei, io l'ho già fatto. E i detenuti dentro esprimono alla fine di questo percorso in cui avete visto, no? Ci sono i racconti, però c'è, che cosa voi chiedete, che cosa volete voi? Io voglio fare un film e voi? E loro accettano il gioco all'interno di questa parte alla Bari e raccontano quello che vogliono. E sono i vari personaggi, c'è il ping pong, c'è lui che fa, no, c'è tante cose, il discorso con la Vigliardina, c'è il buono Vigliardina, c'è il quale sì, scusa tre parole, c'è il culo di giorni, insomma, c'è diverse, insomma, a fondo, queste cose qui che sono dette, insomma, abbastanza realtà, diciamo, cioè, sono cose che esistono, cioè, veramente, sono il quale sì, a parte dei veicoli che ci sono, o meno, cioè, sempre, insomma, si può dire, una rottura. Vabbè. No, sempre meglio ci mario. Un mario che sì, molto probabilmente sì. No, siamo d'accordo su questo. E allora i desideri che si sviluppano e che vengono, poi quali sono? C'è il poeta che stasera non è con noi, ma varrebbe la pena, io l'ho conosciuto dentro il carcere. Il poeta che dice, no, una cosa che dice, voglio essere un poeta incompreso. Ma perché incompreso? E lui dice, ma se un poeta non è incompreso, ma. Ma mi dà un poeta, eccetera. Oppure il desiderio suo che dice, ma è possibile che Dio, io faccio di tutto per essere cattivo, sono cattivissimo, sono il più cattivo di tutti, poi Dio non si accorge mai di me, nemmeno essere buono, nemmeno. E poi c'è la storia che a me, ciascuno può dire la sua se vuole, ma che mi ha colpito di più, che è quella di Regina, per come la racconta. Per cui racconta una storia che nasce dentro il carcere ed è una storia che in questo momento avrà un seguito, non avrà un seguito, noi ci auguriamo che avrà un seguito, lei dice che questa cosa ha un seguito, e il modo con cui la racconta secondo me è indicibile, cioè è difficile di trasmettere, non so se anche a voi vi è venuto un po' di pelle d'oca, insomma a me è successo, insomma, le emozioni fanno parte sempre di meno, ma insomma noi vorremmo che facessero parte, a me questa storia, il modo con cui l'ha raccontata, anche con i tempi, anche con il gioco che pareva a un certo punto essere fuori completamente dal carcere, lei che per tre volte dice di no. A che cosa? Al fatto di scrivere una lettera, di dire il nome all'inizio, che dice tre volte di no, poi però la storia monta, nasce fino a quando lei. Ora lei spera, anzi lei esce, ma esci quando esci. Lui? Tu. Io. Anche erano ancora 2 o 3 anni, non so. 2 o 3 anni, sono tantissimi. Però lei li vive all'interno di questa storia che ha colpito tutti, anche gli altri quando la stavano ad ascoltare. Insomma, un film, 2 anni di lavoro, costato molto poco, credo che ci sia anche chi l'ha finanziato, no? Io non so, c'è anche chi ha pagato questo film, pochissimo ma l'ha pagato, ed è un film che ha la dignità, insomma, di un lavoro fatto dentro il carcere, ma con un immaginario, una voglia di stare nel carcere non è quella del guardone. Io gli darei subito qualche punto in più per questo. Però ripeto, adesso io smetto di fare queste introduzioni, io vi ho detto abbraccio alcune cose che penso. Se c'è qualcuno che vuole intervenire su queste cose, per esempio Massoppio, so che vuole intervenire su queste cose. Io se qualcuno vuole fare da parte del presidente, fare una domanda specifica e rispondere, io non ho nulla da dire, ho detto tutto quanto. Lui ha detto tutto quanto. Allora sentiamo se c'è qualcuno che ha voglia di parlare del film o delle cose o di quello che vuole, non è che abbiamo un copione, cerchiamo di essere anche meno formali, non mi pare il caso, ma lo dico lo stesso, del solito, se abbiamo voglia di parlare parliamo, se non abbiamo voglia non ne parliamo, io allora sono costretto però a raccontarvi la parte triste della serata. Sentiamo la tristezza. Allora vi leggo
un articolo che esce domani su Repubblica, un pezzetto, scritto da Adriano Sofri, che inizia così: se non vi piacciono le storie tristi, andate via. Ne leggo un pezzo, poi domani chi vuole su Repubblica legge tutto. Sabato sera i servizi dei successivi telegiornali dalle prigioni e sull'amnistia erano seguiti in silenzio e poi grida e applausi volavano fuori dalle grate delle celle. Strano entusiasmo che mette in ansia chi non grida e non applaude. Domenica dunque, mentre concordiamo il digiuno, ne arriva un'altra di notizia. Da prima una voce, il carcere è pieno di correnti d'aria e le voci che corrono proprio perché così maniacalmente chiuso. Si è impiccato uno stanotte, dicono, un ragazzo del Chad. Stanotte vuol dire due notti fa. E così, si chiamava Samir, aveva poco più di 20 anni, si era rotto un tendine giocando a pallone nel carcere siciliano di San Cataldo. Lì l'avevano lasciato in branda per 6 mesi, facendo iniezioni antidolorifiche. Finalmente l'avevano mandato a Pisa e ne era grato e pieno di fiducia, ma i mesi passavano anche qui. La sala operatoria del centro clinico di Pisa, il più prestigioso d'Italia, dell'Italia delle galere intendo, è chiusa da più di un anno perché mancano i soldi per mettere la norma di igiene e sicurezza. La gente non viene operata semplicemente né dentro né fuori. Samir era un tipo calmo, dicono i ragazzi magrebini che lo conoscevano. A volte, stanco di aspettare, aveva protestato, cominciato lo sciopero della fame. I medici gli parlavano, lo rassicuravano e lui cominciava ad aspettare. Ma non era questo il problema, dicono. E allora qual era? Voci. Aveva litigato con qualche agente, aveva litigato col suo compagno di cella, era stato isolato ieri notte al GS2, la sezione di sicurezza riservata ai pentiti, e lì si è impiccato, in una cella nuda di tutto. Non aveva niente con sé, neanche il lenzuolo. Ha usato il pigiama dei ricoverati. Doveva uscire fra 15 giorni, dice un altro dei suoi conoscenti arabi. Uno di poco più di 20 anni che uscirà fra 15 giorni e si impicca col brutto pigiama di cotone a righe nella notte in cui gli altri detenuti si sono messi a dormire contenti dopo aver applaudito i telegiornali sull'amnistia. A Pisa, non a Locri o a San Vittore, nel carcere morbido di Pisa. Sabato mattina erano venuti l'eurodeputato dell'Alba e una sua collaboratrice. Avevano visitato le sezioni, interpellato i detenuti sulle loro aspettative riguardo ad amnistia ed indulto, ascoltato le storie più drammatiche. Calogero, cui sta nascendo la sesta bambina ed è in cella per un residuo di pena di meno di un anno, per un reato lieve di 6 anni fa, e la sua famiglia è sola e sua moglie si consuma. Pasquale F., detto Hi-Fi, perché ha rubato solo radioline e l'ha pagata a rate con 20 anni di galera, e che non ha scampo se esce, e non ha scampo se resta dentro. Salvo che qualcuno ammetta che chi è prigioniero dell'eroina da 25 anni è seriamente malato, non ha scampo, se non un sistema di somministrazione legale e controllata. Raccomando ai due visitatori di passare dal centro clinico per vederne quello che c'è di buono e quello che c'è di cattivo. Moribondi tenuti dentro perché sì, nonostante le certificazioni mediche, sala operatoria chiusa e anche gli dico i pigiami, obbligatori e spesso senza ricambio, da mettere a letto e a passeggio, e di taglie ridicolizzanti. Siete un malato di 1,60 m, può toccarvi un pigiama lavato da 1,97 m perché non ce n'è altri. Scherzo, ma non tanto. Però non immagino, ne immaginano loro, che stanotte un ragazzo arabo saprà farne un capestro di quel pigiama insulso nella cella nuda in cui era stato messo per proteggerlo da gesti inconsulti o per vendetta. Morire certo non voleva. L'altro ieri aveva chiesto al magazzino di preparare i suoi vestiti d'estate. Se invece di scrivere potessi darvi una fotografia del ragazzo con i capelli scuri, lo sguardo spaesato e le stampelle, magari penserete: potrebbe essere mio figlio. Sapete qual è il problema ogni volta che ci si trova col cadavere di un ragazzo arabo? Che non si sa che farsene. Ammesso che si rintracci la famiglia, è raro che abbia i soldi necessari a rimpatriare la salma. Quella di un giovane algerino morto qui dentro di overdose all'isolamento l'inverno scorso è rimasta per mesi in non so quale deposito di ubitorio. Questo nome tecnico, isolamento, vuol dire poi davvero che quando si muore soli. Naturalmente questo è un pezzo dell'articolo che Adriano Sofri ha scritto sulla morte di Samir, che è morto 2 sere fa impiccato nel nostro carcere. Dico nostro carcere perché è il carcere della nostra città, e di questa città, oltre che a parlarne, farebbe bene a capire che cosa può fare invece concretamente occupandosene. Io finito la mia parte non felice, però lascio il microfono a chiunque abbia qualcosa da dire. Se invece non c'è nessuno che ha qualcosa da dire... una realtà in cui chi
vuole ha la possibilità di riflettere sulle cose, di contemplare il proprio caso in maniera distaccata, diciamo trovare nuovamente dello spirito nella maniera in cui considerare la realtà, però quello, la descrizione che fa Sofri del carcere di Don Bosco è qualcosa che contrasta con l'idea del carcere di Don Bosco che io mi ero fatto guardando il film. Cioè, mi chiedo a questo punto qui con quale idea del carcere di Don Bosco devo andare via. Comunque intanto volevo fare i complimenti però a loro, anche io sono stato molto commosso dalla maniera ironica con cui loro hanno rifatto se stessi. Mi è sembrato che non sia una maniera banale, insomma, di svolgere il tema che era stato assunto. Quindi, complimenti. Io avevo colto anche il senso di ironia e d'allegria che c'era nel film, anche se la risata grassa sulla merda mi sembrava fuori luogo. La teneva il regista, no, io non c'entro, la teneva lui. Anche la sceneggiatura era straordinaria, io mi sembrava di seguire, di quasi di prevedere certe battute, quindi diciamo, mi è sembrato un lavoro di grande qualità considerando i mezzi a disposizione. Però ecco, questa lettera qui che scrive Sofri è qualcosa che mi ha sorpreso in qualche maniera. E dite voi qualcosa. Conto il leader del carcere, un conto di vedere, so cosa sta vivendo. Allora è dentro tutte le cose, un conto di vedere qua l'acqua di rose, presentato in maniera dolce e buona da noi, ma non è come lì. Quindi voi stavate realmente recitando? Ah, infatti. No, beh, nel film che avete visto. Lei era sincera. Nel film che avete visto, come avete visto, c'è una discussione su uno che muore per overdose. Questa cosa non succede, non è che succede solo nel carcere di Pisa, questa cosa è una cosa che succede in moltissimi carceri, a Torino ne sono morti non mi ricordo più quanti. La faccenda è questa, che in carcere si muore, come si muore anche fuori del carcere, ci sono tante persone che si suicidano anche fuori del carcere. Il fatto, la cosa grave, è che nessuno mai si occupa né di quelli che si suicidano fuori né di quelli che si suicidano dentro. Tutti quanti vivono tranquillamente la loro vita bene e beati loro, va bene così. E poi invece c'è anche chi muore. La cosa sorprendente, che io speravo, che è una cosa importante che si deve capire, è che il carcere non è un luogo di delizia. Il carcere è un luogo che è quello che è, e poi sono tutti diversi a seconda dei carceri in cui si va, le cose cambiano. E questo di Pisa viene normalmente considerato un carcere dolce, come dice anche Adriano, mi pare, nella cosa che ha scritto. La cosa incredibile è che la gente che sta lì dentro trovi ancora la capacità di scherzare e di ridere sulla propria condizione. Questa è la cosa straordinaria. La capacità di sorridere della loro tragedia. Tragedia che uno dice benissimo, ma se non rubavi non finivi dentro, certamente. Ma resta il fatto che c'è una grandissima quantità di gente che sta in galera per delle ragioni per cui secondo me ad esempio non ci dovrebbe stare, perché... ma qui si apre un discorso che va al di là della faccenda, non vorrei fare una conferenza. Comunque in carcere si muove, è normale. Scusa. Ah, ecco, c'è Vittorio Ceri che... Volevo dirvi una cosa. Cioè. Vittorio Ceri è il direttore del carcere del caso circondariale Don Bosco di Pisa. Della morte di questo ragazzo io non vi posso dire nulla perché c'è un'indagine della procura e quindi io logicamente non posso parlarne. Posso solamente dire che purtroppo in carcere si muore, ha detto bene Lionello, si muore anche fuori. E certamente nonostante tutti gli sforzi che si fa, grazie ai volontari, grazie alle persone che vengono dentro tutti i giorni, ci sostengono, cerchiamo di rendere morbido, come hanno detto loro, il fatto di stare in carcere, ma dovete rendervi conto che poi la sera, quando si chiudono le celle, avevano detto le nostre bimbe laggiù, si chiude fino a domani mattina non si apre, no? Hanno detto così, se non sbaglio. Subentra il momento della solitudine, subentra il momento della disperazione. E in questi momenti non c'è nessuno, cioè, voglio dire, ci resta soltanto un agente, spesso per 50-60 detenuti da controllare. Io non voglio dire niente, dico soltanto che ognuno fa al meglio il suo mestiere e basta, ecco. Lì, a quel punto lì. Certamente se si potesse fare
quando sarà possibile, quando la legge lo consentirà. Oggi abbiamo un nuovo regolamento che apre di più le strade. Quando possiamo fare del carcere quello che avete visto nel film, non soltanto a determinati orari del giorno, ma possiamo magari creare nelle sezioni, voi immaginate, voglio rubarvi solo un attimo, ma voglio dare un motivo, perché non c'è contrasto tra la mia posizione istituzionale e quello che hanno detto Sofri e gli altri, non c'è contrasto, assolutamente. Quando noi potremo fare una cosa, per essere chiari, noi abbiamo un progetto, si chiama Prometeo, abbiamo fatto un esperimento. Allora in una sezione ci stanno solamente 12 detenuti, dove in altre sezioni ce ne stanno 54. Possono mangiare insieme, possono lavorare insieme. Effettivamente è solo il momento in cui vanno a dormire che sono soli, ma lì sono talmente stanchi, effettivamente, da tutta l'attività del giorno, del lavoro, che forse il sonno viene richiesto in quel momento, si dorme veramente, non ci si rovina l'anima. Ecco, siccome a Don Bosco ci sono 307 detenuti, c'è un sovraffollamento considerevole, io se provo ancora a dire mettiamocene 12, 250 watt, probabilmente non mi ascoltano neanche più, io li metto quegli altri 35, 36, 38, perché Lucca è piena zeppa, Firenze è uguale, Pistoia lo stesso, Livorno, non mi voglio tediare, mi voglio solo dare un motivo. Quel signore ha detto una cosa giusta, siccome vedo un film dove i ragazzi ridere e scherzare, sembra un ambiente così familiare, poi come mai a qualcuno può prendere la disperazione e fare queste cose? Può prendere perché loro giravano un film, momenti del genere ce ne sono diversi nell'arco del giorno. I ragazzi sono qua, sono anche loro, non è un processo. Sono momenti in cui non solo, cosa hanno detto? Ci sono degli agenti che ti guardano negli occhi e è bello parlare con loro, certamente. E questa è una cosa, veramente una realtà insopprimibile. Si può cercare di fare del trattamento per rendere più umana la pena, per rendere più umano il tempo che si passa nel carcere, ma nel cuore di una persona, nell'attimo della disperazione che prende e che porta a fare queste cose che ci viene i brividi a noi che ci lavoriamo, quindi capisco che vengono i brividi agli altri, e questo fino al cuore lì, fino a quel punto lì, noi non ce la facciamo arrivare con tutto l'affetto, con tutta l'umanità che cerchiamo di dare, e questa è l'aspirazione. Scusi, volevo fare una domanda al direttore. Volevo sapere su... Se vuoi parlare più forte, l'ascolto anche. Su come Beviane, i detenuti, come possono riuscire a lavorare, che vedevo poi nel film si lamentavano e dicevano certi li possono scegliere, certi no. Sì, ora, al di là del discorso di chi canta, lavora, e stai zitto. E chi un canta, un lavora. Chi è che decide? Sì, sì, sì. Allora, ci sono dei fondi che il Ministero mette a disposizione per svolgere il lavoro. Le pulizie facciano i turni quindicinali, si dà metà paga, ma per ognuno lavorano un po' di più. Per farvi un esempio, ora la nuova circolare ha detto che possiamo tenere i frigoriferi nei corridoi, non nelle celle, e poi i detenuti comprano a 20.000 lire la borsa frigo con gli accumulatori di ghiaccio per tenere della verdura, delle mozzarelle, delle cose di formaggio, che altrimenti le comprano la mattina e se le buttano via dal caldo. Il problema è che al penale ce la fanno, al giudiziario, dove ci sono i detenuti appena arrestati, magari sono detenuti indigenti, non hanno una lira, non se li possono neppure permettere. E quindi la domanda di lavoro, al giudiziario ci sono 110 detenuti, e di questi 110 detenuti ne lavoreranno 5. Voi capite tutto un chiedere udienza al direttore, al comandante, agli educatori, a quant'altro, fammi lavorare, non lavoro più c'è. L'unico sforzo che abbiamo fatto 2 anni fa è stato quello di realizzare una cooperativa, riunendo tutte le figure del volontariato che avevamo in istituto. Della cooperativa si occupa una persona, il signor Mastrani, ne fa il direttore,
e abbiamo potuto inserire in questa cooperativa 11 persone. Grazie alla provincia di Pisa che ci ha dato il lavoro, il comune di Pisa, l'ospedale di Pisa, una scuola e il centro che ci ha dato molto. Il comune di Pisa ci ha dato un terreno con una vecchia fattoria che noi stiamo cercando di rimettere in piedi. Quando riusciremo, per ora possiamo riuscire solo a pulirla all'esterno perché i fondi ci devono venire da Bruxelles per ristrutturare il caseggiato. Dopodiché sarà possibile cominciare a lavorare all'esterno e sarà quando potremo, ma pensiamo fra 3 anni, prima non è possibile, ci vogliono 3 miliardi. Allora lì sarà possibile far lavorare anche 20, 30, 50 è il numero grosso, l'abbiamo detto, ma non sono sicuro. Comunque sarà possibile far lavorare di più. Noi crediamo che il discorso del lavoro sia preminente, perché l'attività che noi si svolge dentro sicuramente è tutta interessante, tutta è formativa e soprattutto tiene l'animo alto. Il lavoro è quello che fa più di tutti, perché permette anche di portare due lire a casa, mantenere in parte la famiglia, mantenersi dalla sigaretta a quello che vuole comprarsi, i pantaloni e il resto, per dipendere soprattutto dagli altri, dai compagni. Questa è la realtà. Io volevo dire due parole per il film di Lionello, perché a caso mi faccio un canto, ma vado. No, io dicevo due parole per il film di Lionello perché io non vado mai al cinema, questa è la verità, però stasera ho visto un film che in qualche modo mi ha commosso perché mi ha riportato ad alcuni film, diciamo, vecchi che avevo visto, li ho visti pochissimi. Tra questi ricordavo un film di Jean Genet, Chant d'amour, Canto d'amore, che era stato girato in carcere. Un altro film che ricordavo, che era quello legato così alla mia giovinezza, che era Cattore. Ha poco a che vedere, ma c'è un tessuto, un tipo di, diciamo, di rapporto diretto con la realtà molto vicino a questo. Però volevo dire due parole sul film di Lionello per una ragione. Sempre nell'ambito di come funzionano le cose carcerarie, Regina ha un permesso questa sera per venire qui, ma ad una certa ora deve rientrare in albergo perché devono poter controllare che lei è lì. Quindi adesso Regina ci lascia. Ciao. No, no, velocemente, volevo dire solo questo. In realtà quello che mi interessa di questo lavoro è la lingua che Massobrio, diciamo, prodotto per parlare di questa realtà. Io mi sono accorto che quando si parla di questa realtà probabilmente bisogna stare sempre a una distanza molto ravvicinata con le persone perché sono tutti quasi primi piani, si parla sempre da vicino. Non ci sono campi lunghi perché probabilmente non ci sono ambienti così, non lo so, anzi. Di questo mi sono accorto. Poi mi sono accorto che spesso Massobrio guarda, diciamo, verso l'alto, guarda il cielo. Probabilmente è un atteggiamento che si ha continuamente, si guarda per anni. Poi mi sono accorto che diciamo, si passa dallo scherzo all'incazzatura con un grande velocità. Poi mi sono accorto che c'è sempre, diciamo, un altro dolce nei rapporti, una confidenza ma anche un'aggressività, eccetera. Cioè, mi sono accorto di tante piccole cose. Ecco, secondo me sono tutte queste piccole cose che fanno la lingua di questo film, che lo distinguono da altri che, diciamo, io non ho visti pochi, come ripeto, però che rimangono dentro per questa, diciamo, incisività della scelta che si è compiuta, della scelta che si è fatta. E una certa vena cinica che l'attraversa e che è tipica, diciamo così, di chi deve mettere
dentro il dispositivo che ha creato un sistema, diciamo, autodifensivo, altrimenti ci si distrugge con la storia che si racconta. Invece il problema è riuscire attraverso una catarsi, che è quella narrativa del film, a trovare una ragione di tutto questo, ecco, insomma, la ragione è la comunicazione di questa realtà. Poi naturalmente chi è più esperto di questa realtà, come il direttore, ne parla dall'interno. Insomma. Per noi la finzione di questo racconto è ciò che ci ha dato di questa realtà proprio l'elemento, diciamo, interpretativo, la chiave critica per capire che cosa è. Lo ringrazio. Io ringrazio Bruno Guarati, per chi non lo sapesse, è il direttore del Museo d'Arte Contemporanea di Prato. Allora cosa si fa? La festa. Tante cose. Grazie a tutti.